Buonasera ragazzi, oggi siamo in diretta dal campo Ezio Conti di Dogana e mentre sta facendo la partita tre penne Cailungo con il tre penne in vantaggio 2-0. Oggi parliamo del campionato sammarinese e della Serie C romagnola, tipo Imolese, Cesena e Rimini, dove il Cesena e Rimini stanno ancora giocando, mentre l'Imolese ha battuto inaspettatamente il Fiorenzuola 2-1 e in pratica era 9 partite che non perdeva, che non vinceva, ha vinto sul campo ostico Fiorenzuola, che è una squadra che si trova fra i primi posti della Serie C girone B. Adesso il Cesena, ho visto che vinceva a Pontedera 1-0, però il Cesena era una squadra che la seguo e che è una squadra attrezzata per andare in Serie B, e loro hanno una squadra fortissima e si sono rinforzati col mercato di gennaio prendendo Musacchio e un altro giocatore che non mi ricordo il nome, però militava in Serie C. E invece i Rimini ultimamente un po' in caduta libera, però essendo una matricola ci sta, insomma. Ho visto che perdeva 1-0 alla fine del primo tempo, non so, speriamo che pareggia, che porta a casa almeno un pareggio con la Lucchese, però non lo so, è partita benissimo e adesso saranno 5-6 partite che zoppica un po', ha perso col Cesena meritatamente al derby di 3-4 domeniche fa e poi dopo ci ha avuto una sconfitta in casa da Lentella, che Lentella pure è una squadra attrezzata, piena di giocatori di Serie C e Serie B e Serie A che hanno militato in categorie importanti. E adesso invece passiamo al campionato sammarinese. Ho visto che il Treppenne adesso sta vincendo 2-0, il Treppenne adesso sta vincendo 2-0, mentre nelle altre partite il Cosmos ha vinto 4-0 e si è sbarazzato a San Giovanni, ma il Cosmos ha una bella squadra e ho visto che oggi ha preso due giocatori, uno Lorenzo Capicchioni che giocava in nazionale anche da Riccione, che è un classe 2002, e poi ha preso Guerra dal Vittorio, che è un 2004, un ragazzino. Solamente che il Cosmos adesso sta in piena lotta per lo scudetto sammarinese, mentre il Treppenne pure è attrezzata per giocarsi fino all'ultimo lo scudetto, e loro hanno dei giocatori importanti tipo Nicola Gai, che ha segnato la seconda marcatura, e poi dopo hanno anche Batalassi e Luca Ceccaroli, tutta gente forte che ha militato anche in nazionale a San Marino. E invece la Juventus ha vinto 3-1 col Domagnano, che ci stava pure, anche se ultimamente la Juventus aveva perso un po' di punti per strada, però io l'ho seguita un po' di tempo fa un paio di partite della Juventus, tipo con i Tre Fiori ha perso immeritatamente dove meritava il pareggio. E dopo le altre partite è una squadra giovane che ha tutta gente, tutti quanti giocatori di promozione, prima categoria, e c'è anche Cevoli che ha militato il San Marino, che è un ragazzo giovane, che infatti quando ho visto la Juventus non me l'aspettavo che giocava con la Juventus. E poi dopo qui vedo che qui in porta c'è Elia Benedettini, portiere nazionale, che dalla Serie C del Cesena è andato a finire col Cailungo. Non so i motivi che ci sono stati, ma non me l'aspettavo sinceramente. E dopo invece c'è l'altra partita, vedo che Pennarossa vince 1-0 col Murata, col solito gol del bomber Stefanelli, che lui merita altre categorie, poi per me può fare la D tranquillamente. E poi dopo c'era pure
e l'altra partita che era Pennarossa, l'ho detto, Cailungo Tre Penne, Cosmos San Giovanni e Juventus Domagnangua, l'ho dette tutte e quattro. E ragazzi, io per ho finito questo video, vi ringrazio a tutti per i like che mettete, fate commenti, fatemi domande, io vi risponderò in tutti i modi quando con briciolo di tempo, perché fra lavoro e cose varie, specialmente questo periodo che c'è della neve a San Marino, sono un indaffarato e domani ci vediamo. Domani ci vediamo per un altro video che vi sorprenderà. Un abbraccio a tutti quanti e